Dilello, a questo punto quale necessità ci sono oggi per un movimento politico come il vostro, di farsi conoscere? Perché è una campagna elettorale dura quella che vi aspetta, tenendo conto che poi gli spazi sono anche abbastanza Che non ridotti. tutti hanno a cuore evidentemente la libertà di informazione e di democrazia in questo paese, quindi grazie a Red TV per questa opportunità. Noi abbiamo l'ambizione di costruire una nuova sinistra in questo paese. Certo, sarebbe stato meglio farlo tutti quanti insieme, ma c'è una parte della sinistra che ha scelto di chiudersi nel recinto identitario all'insegna del comunismo. Io li considero i principali alleati di Berlusconi, perché quelli sono voti che non si potranno mai spendere per un'alternativa di governo in questo paese. Noi non vogliamo fare l'opposizione, vogliamo contribuire a cambiarlo questo paese. Perciò nasce Sinistra e Libertà, per ridare forza alla sinistra e invertiamo la tendenza di una storia che è fatta di divisioni e per riportare a casa il termine libertà. Avete parlato un po' di numeri in questa campagna elettorale, tenendo conto che vi I numeri, aspetta. i sondaggi ci danno intorno al 4 e quell'intorno non basta. Abbiamo bisogno di una spinta, abbiamo bisogno che i tanti delusi del Partito Democratico, innanzitutto, quelli che lo scorso anno non si erano ritrovati nell'offerta politica di sinistra arcobaleno del Partito Socialista, tornino al voto. Quindi abbiamo bisogno di uno sforzo. E credo che sia importante per questo paese, lo dico con grande sincerità, al di là della difesa dei propri interessi, perché il rischio, come diceva prima Loredana, è che si consegni questo paese, vita natural durante, a Berlusconi e al Popolo delle Libertà, con un Partito Democratico che mi sembra in questa fase il principale alleato. Anche la scelta di andare al referendum significa consegnare tutti i centri di potere, altro che democrazia, potere assoluto a Silvio Berlusconi. Io credo che questo sia un pericolo che va evitato, credo che forse oggi il modo migliore per evitare che questo accada sia dare forza a Sinistra e Libertà. Una delle ragioni che hanno portato forse alla scomparsa in Parlamento, ma la continua presenza sia nelle circoscrizioni, alla regione, alla provincia, nei vari comuni della vostra parte politica, una comunque delle ragioni delle scomparse all'interno dell'arco parlamentare, si dice che sia stato il richiamo al voto utile di Walter Veltroni all'inizio della scorsa campagna elettorale. Io onestamente penso che le ragioni siano state anche molte altre e diverse, a cominciare da una campagna elettorale e da tutta un'altra serie di cose, insomma, che adesso sarebbe difficile analizzare. Però la domanda che volevo farvi è questa: quanto secondo voi quelle persone, che potevano votare la sinistra e che hanno votato il PD oggi potrebbero scegliere di votare una forza politica come quella di Di Pietro, che ad oggi viene definita come l'unica vera opposizione in Italia, tenendo conto che però effettivamente voi non siete in Parlamento, quindi non. Ma certamente è chiaro che c'è stato, diciamo, il voto utile, punto di richiamo, poi sono d'accordo con lei, le ragioni, diciamo, sono state diverse, ma è chiaro che il voto utile ha pesato moltissimo. Molte di quelle persone, io credo che sono state molto deluse di aver dato quel voto. D'altronde non è che lo dico io, basta vedere i risultati elettorali, perché purtroppo quel voto è stato un voto utile a perdere, ahimè, e non soltanto il governo del paese. Oggi Bersani propone per esempio il listone, uno dice ma forse l'anno scorso no, avete deciso di non accettare un'alleanza con i socialisti, con i verdi, con la sinistra arcobaleno, avete scelto come alleato Di Pietro, questo è quello che avete fatto. Oggi è chiaro che proprio perché c'è quella delusione, vi è, diciamo, anche nei sondaggi una sopravvalutazione, diciamo, di Chi Di vota oggi Pietro, Di Pietro? Non perché oggi molti appunto che sono delusi da quel voto anche che era stato dato, deluso dal fatto che dentro per moltissimi mesi e ancora oggi, insomma, ci sono tantissimi problemi, l'unica opposizione in Parlamento è apparsa, diciamo, quella di Di Pietro, anche se pure lì con situazioni, devo dire, con molta franchezza, molto, molto strane e contraddittorie. Pensiamo al voto a favore del federalismo di Pietro, che insomma, ecco. E allora noi pensiamo che oggi invece dare un voto utile per chi davvero pensa che è necessario ridare una possibilità, insomma, per ricostruire una chance, insomma, per vincere e quindi tornare a governare. Oggi noi facciamo un ragionamento diverso a quegli elettori lì e diciamo, guardate che il voto utile questa volta è, se tu vuoi, diciamo, davvero fare un lavoro serio, diciamo, nel paese, è quello a sinistra libertà, ricostruire uno spazio Certo. appunto per una sinistra. Noi nelle amministrazioni siamo quasi dovunque, diciamo, alleati e anche in queste
elezioni, diciamo, di che la giornata elettorale non saranno da poco. Questo è un argomento, diciamo, di riflessione che noi vogliamo porre all'attenzione anche, diciamo, di questa campagna elettorale, se ci fosse dato modo, diciamo, di farlo, cosa un po'. Allora, entriamo proprio nello specifico, non della campagna elettorale, ma dei temi da affrontare. Federalismo fiscale, un tema che a lei, Dilello, preme molto. Abbiamo visto, insomma, le spese che sono state affrontate, ma anche, le lo devo da cittadino del sud, non da uomo politico, da amministratore, anche quale lei è stato. Che cosa accade in Italia col federalismo fiscale e come le regioni del sud, che sappiamo da questo potrebbero essere in qualche modo compromesse, possono affrontare, diciamo, da qui in avanti, sappiamo che è un programma a lungo termine, insomma, che si protrarrà nei prossimi anni, come potranno affrontare questo genere di spese? Guarda, io considero quella fatta dal Parlamento nei giorni scorsi una scelta drammatica, perché cristallizza la scelta dell'egoismo, non è più una Repubblica fondata sulla solidarietà. È una Repubblica fondata sull'egoismo. Bossi ha ottenuto per via economica quello che non è riuscito ad ottenere per via politica, cioè la secessione del paese, perché il federalismo fiscale abbandona il Mezzogiorno al proprio destino e lo ha fatto con una opposizione silente. Io anche di questo sono profondamente preoccupato. Lei prima mi chiedeva di Di Pietro, Italia deve lui. Io trovo paradossale che in questo paese l'opposizione di sinistra si debba affidare ad un uomo che è culturalmente di destra e, come dire, e questo suo patrimonio genetico lo ha evidenziato scegliendo di votare a favore del federalismo fiscale con l'astensione del Partito Democratico nel tentativo di non perdere ulteriori consensi nel nord e di fatto abbandonando il Mezzogiorno al proprio destino. E perché? Io vorrei che fosse chiaro, qui non c'è una difesa di interessi, degli sprechi e delle inefficienze. Perché vogliamo punire le incapacità degli amministratori meridionali e non? Benissimo. Allora la sanzione, però, se non si rispettano i tetti di spesa, non può essere che il cittadino del Mezzogiorno è chiamato a pagare più tasse o meglio ad avere meno servizi. Si mandino a casa quegli amministratori incapaci, sindaci, presidenti di provincia, presidenti di regione. L'accusa che viene fatta di gestire male il denaro deve essere... Ammesso che sia vero, che riguarda tutto il paese, forse può riguardare più il Mezzogiorno, io non cerco alibi per nessuno. Vorrei però che la sanzione di questa inefficienza, di questo malgoverno, non ricadesse sulle spalle dei cittadini. La sanzione deve essere sciogliere i consigli comunali, provinciali e regionali di quelle amministrazioni che non stanno nei tetti di spesa. Questo è un modo per affrontare il tema del contenimento della spesa, della razionalizzazione della spesa, ma senza far pagare sui cittadini. Perché alla fine il risultato sarà questo. Una volta che abbiamo sancito il principio che sostanzialmente ciascun territorio, ciascuna regione mantiene per sé in base a quello che raccoglie. Il Veneto ha 1 milione di abitanti in meno della Campania e raccoglie il triplo, rispetto alla Campania. È evidente che con questi numeri non ci potrà mai essere una partita in termini di prestazioni di servizi che vengono offerti. E il momento in cui entrerà in vigore nel 2012 il federalismo fiscale, al presidente di regione di turno, oggi è Bassolino, domani sarà chiunque altro, e io non sto certo a difendere Bassolino, non avrà altre alternative se o tagliare i costi o aumentare la pressione fiscale, ammesso che questo sia possibile, perché in Campania, tra l'altro, in tutto il Mezzogiorno, a causa della spesa sanitaria, già l'addizionale IRAP ed IRPEF è al massimo. Quindi diciamo che non so se c'è più da spremere il limone sul cittadino. Allora, vediamo che cosa ci dicono con la nostra Valentina Faraone, che ringrazio di essere con noi. Quali domande fanno i nostri ascoltatori direttamente dal web, da Facebook? Sì, allora, dal gruppo ufficiale di Facebook abbiamo aperto appunto un evento per l'iniziativa di oggi qui a Red TV e numerosissimi hanno partecipato a questo gruppo. E la prima domanda è fatta da Simone Gagliardi per Loredana De Petris e chiedere: perché un elettore del PD dovrebbe votare Sinistra e Libertà? Un elettore del PD dovrebbe votare. Ah, sì, devo continuare? Sì, se c'è un'altra domanda, così poi andiamo in pubblicità e diamo il tempo di rispondere. Sì, l'altra è per Marco Dilello. Fatta da Raffaele, che dice: io amministro un gruppo di sostenitori del PSI di Sinistra e Libertà e contemporaneamente amministro il gruppo ufficiale su Facebook di Sinistra e Libertà con compagni delle diverse forze politiche e associative che hanno dato luogo a questa realtà. È veramente sorprendente la sintonia interna a questo gruppo che, partendo da iniziative di compagni della base, si è visto riconoscere il suo ruolo anche dal vertice, ma nella scelta delle candidature poi nei fatti questo gruppo non ha potuto incidere realmente. Ma non sono maturi i tempi perché una forza politica
politica di progresso si rapporti alla base utilizzando gli strumenti tecnologici a disposizione in modo non strumentale? Grazie. Allora, con la lunghissima domanda, intanto andiamo in pubblicità.